Questa è la mia camera dove convivo con Vittorio. Sto qui in questa camera. Poi il mio ambiente è che la sera guardiamo la televisione. Usciamo, facciamo due chiacchiere, sono contento di stare in questa casa famiglia. Mi sento proprio a casa, ho ritrovato il clima della famiglia. A quasi 2 anni dall'apertura del primo co-housing, la fraternita Federico Bindi ha inaugurato un secondo appartamento per dare un tetto a chi non ce l'ha. Io devo ringraziare a mamma Grazia, che io chiamo mamma, mamma Grazia. E qua mi hanno aiutato, io abitavo nel treno, c'avevo niente. Loro mi hanno fatto risorgere. Casa Federico 2 è un progetto che si è potuto realizzare grazie alle donazioni di tantissime persone che hanno contribuito alla raccolta fondi della campagna Pensati con il cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie. Siamo riusciti ad avere il sostegno di tante persone, di tante associazioni che l'anno scorso, fra maggio e giugno, ci hanno permesso di raccogliere più di 16.000 euro, lo dico con emozione perché queste cifre portano dentro comunque la fiducia che le persone hanno nei nostri confronti. La casa ospiterà persone senza fissa dimora, permettendo loro di intraprendere un percorso di autonomia. 6 ospiti già presenti, 2 donne e 4 uomini. Voglio ripartire qui e io spero che prima o poi riesca questo percorso, che riesco a concepirlo, insomma, ecco. E diventa una famiglia allargata per te, quindi tu pensi e continui a pensare alle loro problematiche, ai loro bisogni, alle loro esigenze. Ti aiuta, io e più quello che ricevo, non è una frase fatta, che è quello che riesco a dare, perché mi hanno, come dire, mi stanno educando all'ascolto, al rispetto, a non avere pregiudizi di nessun tipo. Un traguardo importante è quello raggiunto dalla fraternità, che arriva a 10 anni di distanza dalla scomparsa di Federico Bindi. La cosa più bella, veramente, più consona all'eredità spirituale che lui ci ha lasciato è stata proprio quella di creare questa fraternità che accoglie gli ultimi degli ultimi. Perché sono persone senza tetto, prevalentemente persone che spesso hanno anche perso la loro famiglia e vedono in noi un punto di riferimento, un ancoraggio, e noi ci auguriamo anche il punto di partenza per tornare ad una vita normale.